Buonasera investitori, benvenuti a questo nuovo video. Quest'oggi vi parlo di una semplice regola di natura finanziaria che si chiama regola del 72, che è in grado di aiutarci a capire in quanti anni il nostro capitale iniziale raddoppia a fronte di un determinato investimento a un certo tasso di interesse. Nella sostanza si dice appunto quanti anni mi servono per raddoppiare il mio capitale iniziale, considerando un investimento a un tasso di interesse costante. Vediamo ora un esempio nella tabella che ho costruito e vediamo anche di definire quale può essere uno strumento finanziario che può aiutarci a raggiungere questo obiettivo, considerando il tasso di interesse per ogni esempio. Ipotizziamo di investire una cifra di 5.000 euro al tasso del 2%. Abbiamo quindi che il nostro capitale, 5.000 euro, raddoppierà, quindi diventerà 10.000 euro, 10.000 euro in 36 anni, periodo quindi abbastanza lungo. Un esempio potrebbe essere un investimento in un conto deposito che ci rende il 2% all'anno. Questo investimento, considerando il fatto che ogni anno noi andremo a reinvestire gli interessi ottenuti, ci porterà ad ottenere 10.000 euro dopo 36 anni. Se invece questo stesso interesse, questo stesso investimento ci renderà il 3%, quindi ipotizziamo un'obbligazione un filo più rischiosa, otterremo dopo 24 anni il nostro capitale di 10.000 euro. Se invece facessimo il nostro investimento con un rendimento del 4%, quindi decidiamo che investiamo questa cifra in un ETF azionario e in 18 anni avremo raddoppio del capitale, investimento in un ETF azionario, magari in un periodo di 20 anni, nel quale i rendimenti sono un pochino più bassi rispetto a quello che è la media storica dei rendimenti, facendo per esempio riferimento al mercato americano. Nel caso in cui invece gli investimenti, lo stesso investimento di cui parlavamo prima, quindi parliamo dell'azionario americano, quindi un ETF sull'S&P 500, per fare un esempio, ipotizzando che invece i rendimenti siano in linea con quelli che sono stati i rendimenti passati degli ultimi 30-40 anni, quindi un 6%, il raddoppio del nostro capitale lo avremo dopo soltanto, diciamo, 12 anni. Nel caso in cui invece noi andassimo a investire la stessa cifra, quindi 5.000 euro, in un'azione che potremmo definire growth, quindi una società che realizza una crescita impetuosa, quindi regalandoci un rendimento medio annuo del 10%, il raddoppio del nostro capitale l'avremo dopo soltanto 7,2 anni, quindi circa, diciamo, 85 mesi dall'inizio dell'investimento. Quindi questa regola 72 è una regola, diciamo, semplice, ma ci può aiutare intanto ad avere una idea di quello che può essere il tempo necessario per realizzare il nostro obiettivo finanziario in relazione all'investimento che vogliamo fare e soprattutto ci deve far capire quella che deve essere la scelta dello strumento per poter realizzare il nostro obiettivo finanziario. È evidente che se il mio obiettivo è quello di raddoppiare il capitale e ho poco tempo a disposizione, è evidente che la scelta dell'investimento dovrà ricadere per forza su una componente, insomma, su un investimento come componente più rischiosa. Ovvio ed evidente che per realizzare l'obiettivo ci vuole pazienza, tempo, perseveranza e avere soprattutto le idee chiare su come portarlo a termine senza, diciamo, subire quella che può essere la componente emotiva e la volatilità di un investimento tipico, di un investimento che può rendere addirittura tra il 6 e il 10% annuo. Quindi questa è la regola, molto semplice, molto utile. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se vi piace il contenuto, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per le notifiche sui prossimi video. Intanto vi ringrazio e al prossimo video. Ciao!